Bene amici di Gimmitico Snake, in questo video parleremo di personalizzazioni Android. Dato che molti utenti mi hanno chiesto ma che personalizzazioni usi al tuo dispositivo, ebbene sì, sono lieto di darvi alcuni utili consigli per personalizzare il vostro dispositivo Android. Una piccola premessa, il mio dispositivo personale non sarà presente perché sta registrando questo video. Andiamo subito a vedere quali sono le personalizzazioni che uso. Ed eccomi qua amici di Mythico Snake, come vi ho detto prima, il dispositivo non sarà presente perché sta registrando questo video, ma tutte le applicazioni che vi andrò ad elencare in questo video saranno presenti qui alla mia sinistra, una per volta. Ok, partiamo dal dispositivo in uso. Samsung Galaxy Note 3 SM9005, codice sviluppo HLTE. Come ROM monto una ROM custom basata su TouchWiz 5.1.1 Lollipop, perché questa ROM mi permette di avere vari utili gesture, per esempio come il multitasking, che possa avere aperte due applicazioni contemporaneamente e usarle contemporaneamente. Dato che un display 5.5 pollici ce lo possiamo permettere. Altre utili gesture, per esempio posso ridurre la dimensione delle applicazioni che sto usando ed averle fluttuanti sul display, quindi molto utile se si utilizza più di un'applicazione. Ok, parlato un po' della ROM, vi parlerò delle applicazioni che tengo in uso. Parliamo adesso del launcher. Il launcher, come launcher uso Nova Launcher Prime, questo mi consente di avere tante utili gesture comode che io le uso quotidianamente. Per esempio la gesture che utilizza lo slide dall'alto verso il basso, partendo dal centro del display, posso aprire la tendina delle notifiche. Dato che un display 5.5 pollici non facilmente ci arrivo alla tendina, quindi partendo dal centro la posso aprire tranquillamente. Dall'alto verso il basso invece posso aprire l'area dei quick settings, avere a portata di mano tutti quei toggle lato dove io posso interagire. Un'altra utile gesture che mi permette di avere nuova launcher è quella lì del doppio tocco, che abbinata ad un'applicazione che blocca lo schermo, cliccando due volte sul display con il doppio tocco, possiamo bloccare il display, proprio come accade nei device LG. Ma andiamo avanti. Utilizza anche un bel pacchetto di icone che riprende quelle icone che fanno parte del S6 Edge Plus e del Note 5, quindi mo icone molto carine, ed anch'esso sarà elencato qui. Per quanto riguarda il comparto multimediale, partiamo dalla fotocamera. Come fotocamera utilizzo Camera MX, perché mi consente di, oltre a registrare questi video in buona qualità, mi consente di avere vari effetti e varie opzioni per quanto riguarda sia la fotografia e per quanto riguarda i video. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la galleria, io utilizzo Google Photo, perché Google Photo, oltre ad avere le foto ordinate data per data, mi consente anche un backup in tempo reale ogni qualvolta si scatta una foto oppure ogni qualvolta che si registra un video. Per quanto riguarda la musica invece utilizzo, scusate se mi giro ogni tanto di là perché tengo un elenco di tutte le applicazioni che io uso quotidianamente. Per quanto riguarda la musica, stavo dicendo, utilizzo Google Play Music perché esso mi consente di tenere sincronizzato tutti i brani musicali con il mio smartwatch, quindi una volta sincronizzati non ho più bisogno del dispositivo per ascoltare la musica, ma bensì solo un paio di cuffie auricolari Bluetooth collegate allo smartwatch per ascoltare la musica. Scendendo ancora più in basso, come lettore video troviamo VLC, perché VLC anch'esso funziona in base alle gesture. Per esempio, se io voglio alzare o diminuire il volume, basta fare uno slide verso il basso o verso il lato sul lato destro dei display e posso diminuire o alzare il volume, mentre invece con uno slide verso l'alto o verso il basso sulla sinistra del display posso alzare o diminuire la luminosità.
Per quanto riguarda il file manager, utilizzo ES Gestore File Pro. Anch'esso funziona in base alle gesti, ma le tengo disattivate, però rispetto al gestore file della ROM mi permette di avere tante utili opzioni ed anche avere accesso alla cartella root del dispositivo. Ok amici di Mythical Snake, queste erano un po' le mie personalizzazioni. Per chi vuole prendere spunto, troverà i link relativi all'articolo e li troverà descritti anche in basso alla descrizione del video. Ok amici di Mythical Snake, queste erano un po' le personalizzazioni che io uso quotidianamente sul mio dispositivo personale Android. Indipendentemente dal dispositivo, per quanto riguarda le applicazioni che ho citato in questo video, le troverete da oggi sulle pagine di mythicalsnake.wordpress.com e sia nella descrizione del video. Per Mythical Snake, Raffaele Mauriello.